La bastonata, il punto di vista di Natale Giusti. Il punto di vista di Natale Giusti. Aiuto! Con la bastonata. Ma chi è il lupo? Io ho paura, ho paura. Vai Natale, vai, 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 vai. Allora, questa settimana diciamo che ha un po' sconvolto quello che era il mio progetto di già parlare degli orrori che gli altri italiani stanno appunto realizzando nelle ultime gare di campionato in Serie A, appunto nonostante questo ausilio del VAR, e quindi praticamente non possiamo più parlare questa settimana del mercato, anzi meglio ancora del non mercato fatto dal Napoli in questa sessione appunto invernale il 15 gennaio. Se, come molti ricorderete, io qualche mese fa parlavo della necessità per il Napoli di avere appunto due acquisti soprattutto l'esterno alto, che tra l'altro era stato richiesto anche da Sarri a gran voce. Sarri poche volte diciamo in questi anni e mezzo da quando è a Napoli poche volte ha chiesto qualcosa sul mercato. Questa volta con il rendizio e varie vicissitudini alla fine non hanno portato questo giocatore che Sarri voleva appunto avere nella sua squadra. A mio parere però c'era bisogno anche di un esterno basso, perché ecco non si può, ecco, io credo che una squadra che lotta per il vertice, con tutto il rispetto per Mario Rui, abbia bisogno comunque di un qualcosa di qualità superiore, sì, se non altro sì, appunto sì, per poter competere con la Juve appunto fino alla fine del campionato. Il gruppo è arrivato nell'uno nell'altro e a mio parere diciamo che molto ha giocato in questo mercato appunto la trattativa venti, soprattutto in Napoli tanti errori sono stati dal mio punto di vista. Io lo definirei un mercato fallimentare dal mio punto di vista, perché appunto non si può fare due settimane appresso ad un giocatore cercando di strappare di quanto già praticamente la prima che iniziasse questa versione di mercato che Verdi aveva qualche titubanza ad accettare questo trasferimento. E soprattutto una squadra che lotta per il vertice, nel momento in cui si viene meno l'acquisto di vertice, deve avere non solo un piano B, ma deve avere anche un piano C e un piano D, cosa che Napoli sostanzialmente ha dimostrato di non avere, perdendo poi altro tempo appresso a Fontano quando si arriva anche in questo caso che nel caso del Sassuolo è pilotato quasi tra virgolette dalla Juve, e quindi mai Politano sarebbe arrivato a Napoli. Quindi si è perso tempo sia con Verdi che con Politano. Magari sarebbe stato meglio rivolgersi all'estero a prendere qualche calciatore che appunto avesse le caratteristiche o di Tigno o di Gagliatoni, in modo tale da poter far rifiatare i due giocatori perlomeno per una partita ogni tanto nel momento cruciale della stagione. E poi ci sono stati, e poi soprattutto io ho qualcosa da dire, non mi avete parlato voi finora, sì, ho qualcosa da dire anche sulle cessioni del Napoli, perché è vero, Sarri non vede già che si è capito, tra l'altro le poche volte che non è che abbia fatto queste grandi partite di trasferimento, no. Però ecco, io direi che nel momento in cui non riesci a piazzare alcun colpo sul mercato, sugli esterni offensivi, per finale dal punto di vista numerico sarebbe stato meglio tenere Giaccherini fino alla fine del campionato, perché non sappiamo, cioè non possiamo sapere se magari facciamo, però non possiamo fino alla fine della stagione. E la stessa cosa io faccio per Massimo Vici, non dimentichiamo che comunque Tonelli, che a questo punto scala nella generalità diventa quasi centrale, Tonelli però non gioca una partita ufficiale in Serie A da gennaio del 2017, diciamo, ha giocato in stata sia a Napoli 1-2 nello scorso gennaio, lo stesso rispetto per un giocatore che quando viene chiamato in causa dà comunque sempre il suo contributo, però non dimentichiamo sempre che questa sembra una spalla ballerina che gli dà qualche tormento, gli ha dato qualche tormento sia in nazionale che nello stesso Napoli, e quindi ecco, io sinceramente in un mercato che comunque non ha portato giocatori di un certo spessore, sarei venuto sia Maxi che Giacchetti perlomeno fino alla fine della stagione.
io domenica sera ho incrociato, come ero a San Paolo e mi stavo recando. L'hai vista di persona? Esiste, esiste. Nelle conferenze io l'ho incrociato ed ho visto con una bambina in braccio che credo fosse la figlia, e ho visto una persona felice, sinceramente, almeno dallo sguardo che vedevo. Non riesco a capire che cosa possa essere successo in meno di 24 ore, se è vero come è vero che il giorno dopo questo calciatore è praticamente scappato sin da in treno fino a Roma e poi in aereo da Ficino, se ricordo bene. Per me non regge neanche la motivazione che è stata data del grosso problema familiare. Da prendere con le molle, sicuramente. Io credo che questo problema familiare non sia solo tra domenica sera e quel mattino, se c'era già. Certo, penso. Io direi che questo è il primo mistero. L'altro mistero del mercato del Napoli, praticamente, è perché non si è fatto arrivare in inglese. Voi sempre non avete parlato anche di... No, in inglese no. No, insomma, io abbiamo sviscerato nelle precedenti occasioni, però è anche giusto dire questo. Personalmente ritengo che l'inglese andava fatto venire subito a Napoli a gennaio, perché una squadra che appunto lotta per il vertice deve comunque avere almeno tre punte centrali, diciamo, una è Mertens, l'altra è Milik e l'altra doveva essere inglese. Anche di Milik, noi auguriamo al polacco di tornare più brevemente possibile, addirittura non dico da titolare, ma quantomeno in competizione con Mertens per la maglia, appunto, per giocare appunto nel Napoli. Però ecco, ricordiamoci l'anno scorso, Milik l'anno scorso si entrò alla metà di febbraio, ma con molto tempo per avere un minimo di condizione per entrare, diciamo, in continuo di massimo. Io ricordo una partita in particolare titolare la competizione con la Juve, dove fu appunto fatto giocare da titolare dal primo minuto, praticamente il primo minuto ecco palla. Per me inglese diciamo andava fatto, ho capito tra l'altro anche nel fatto di dare, diciamo, anche la partenza di Giacchetti nel circuito poteva favorire un accordo tra le due società per far venire appunto in mente con 5-6 minuti di anticipo, e io spero che tutte queste cose nel corso della stagione, perché sarebbe un vero peccato. E ancora di più mi auguro che Sarri a fine stagione non veda, mi auguro che non ci sia rimasto tutto male per i fatti che non avete avuto del terno offensivo tanto agognato, perché ricordiamoci sempre che Sarri al momento è sempre quella clausola recintoria, è vero, che è una spada di Damocle che speriamo che possa essere certo, speriamo possa essere elevato anche dei tifosi, perché io ritengo che in primis assolutamente questa stagione, ma anche per l'anno prossimo. Chiaramente più in prospettiva futura, credo che da questo punto di vista su questa ormai è stata messa, diciamo, tutto nero su bianco, quindi su questo non c'è problema. Vedremo il futuro prossimo di Sarri, del Napoli e dei vari giocatori, insomma, però qua ci sarà modo e tempo per discuterne.